La danza si deve esprimere. Per me la danza è tutto ciò che faccio ora. Emozioni. 12 anni e una voglia matta di ballare, Antonio Sensitivi, aretino, giovane promessa della danza, ha vinto una borsa di studio alla Naima Academy di Genova, un'importante realtà del panorama della danza che ha creato un corpo di ballo composto solo da bambini, di cui Antonio farà parte. Io sono molto felice perché anche il pensiero di andare via dalla famiglia non è che mi dispiace, cioè mi dispiace a livello emotivo, però se voglio crescere. Divertimento, passione, ma anche tanti sacrifici che Antonio, insieme alla sua insegnante Elisa, ha affrontato senza esitare un attimo. Che cosa hai sacrificato? Gli amici molto, perché se tipo mi chiedevano di uscire io non potevo esserci. Però l'hai fatto volentieri. Così come Eoana, di appena 10 anni, anche per lei importanti riconoscimenti ed un futuro da ballerina. Hanno cominciato come tutti i bimbi, il primo approccio alla danza, i primi corsi di danza propedeutica, hanno continuato, poi c'è questa passione innata che li ha spinti a continuare a approfondire il percorso, con delle lezioni anche private, con dei sacrifici di tempo per i genitori, per le famiglie, anche loro stesse hanno sacrificato il loro tempo dedicato al gioco per venire a danza e seguire la loro passione. Durante l'estate abbiamo fatto un concorso a Novara dove Antonio e Ioana hanno ballato insieme e sono stati premiati da Anna Maria Prena, ex direttrice della Scala di Milano, da Laura Comi, attualmente direttrice del Balletto dell'Opera di Roma. Quindi, insomma, dei personaggi molto importanti a livello nazionale e non solo. Poi Antonio ha fatto altri concorsi, sempre durante l'estate a Bologna si è classificato primo, non ultimo questa domenica a Roma ha vinto un altro primo posto nella categoria Modern. E poi c'è stata una grande soddisfazione perché il Comune ha dato un riconoscimento ai ragazzi proprio per il loro impegno all'interno del mondo dello sport. E non è da poco un Comune che riconosce l'impegno dei ragazzi e anche della scuola, perché è una grande soddisfazione per noi che lavoriamo con questi bimbi da anni. Cosa provi quando balli? Divertimento, libertà, perché io quando ero piccola a me piaceva tanto ballare, che anche in casa quando la mamma metteva le musiche, io ballavo sempre, quindi la mamma mi ha portato a danza. Danza classica o danza moderna? Tutte e due mi piacciono. Ciao, ballo.